Radio Radicale, siamo con Pino Pisicchio per parlare sia dell'attualità politica ma anche della sua ultima fatica. È un romanzo di, come possiamo definirlo, di fantaquirinale, che si intitola Quirinal Games, edito da Palomar, come si elegge un presidente forse. Allora, questa è un'altra importante lavoro che lei ha fatto, un romanzo di fantapolitica in cui immagina la strategia per le elezioni del Presidente della Repubblica. Allora, che cosa ci ha voluto dire con questo libro? Secondo me, diciamo, un libro un po' pessimistico, perché insomma ha degli aspetti negativi, perché vediamo una politica che fa fatica a prendere delle decisioni importanti come quella per il Quirinale. Ma è un lavoro che ha come riferimento le psicologie dei personaggi che vengono ritratti. Sono quattro autocandidati, che come sappiamo tutti non ci si candida a fare il Presidente della Repubblica, ma si viene scelti. Quindi sono quattro personalità a vario titolo, con diversi vissuti, anche molto lontani fra loro. Uno è un ammiraglio, una è un'accademica, un terzo è un ex pubblico ministero e il quarto è invece l'unico politico, il vecchio arnese della politica, della Prima Repubblica. Sono persone che coltivano l'idea di potersi giocare questa partita del Quirinale. Lo fanno, come ricordava lei, in un contesto nel quale la politica sembra un po' assente. Infatti ci sono tentativi di organizzare delle strategie da parte dei gruppi parlamentari o da parte dei leader di partito, ma con risultati scarsissimi, nel senso che non si riesce neanche concretamente a riunire queste le energie necessarie. Personaggi che in passato si sarebbe, nella tragedia greca erano i coreuti, avrebbero raccontato nel corso della narrazione e raccontano che cosa succede in genere in situazioni come queste e che cosa è avvenuto anche in passato. Infatti una parte cospicua della narrazione si svolge nel corridoio cosiddetto dei presidenti, dove sono effigiati alla Camera tutti i presidenti della Camera dei Deputati, che guarda caso in una misura molto ampia sono diventati anche Presidente della Repubblica. Quindi c'è parecchia, cioè tutta fiction naturalmente, però c'è anche qualche verosimiglianza e c'è anche qualche verità, qualche contesto attuale estrapolato e rimesso in campo. Senta, prima di passare alla realtà dei fatti, le volevo chiedere, lei nel libro ha messo anche Mattarella e Draghi, come li tratta e che ruolo hanno in questo romanzo di Fantacolle? Ma Mattarella e Draghi hanno un ruolo, diciamo, più soppesato da terzi, raccontato, piuttosto che un ruolo diretto, nel senso che alcuni dei protagonisti di questo libro raccontano, commentano quel che potrebbe determinarsi nel prossimo tempo. La narrazione si svolge nel mese di gennaio del 2022. Tra la seconda e la terza settimana. Tra la seconda e la terza settimana, esatto. E considerano le posizioni sia di Mattarella che di Draghi come posizioni, naturalmente ci hanno pensato tutti quanti, come posizioni plausibili per una proiezione verso il Colle. Ci sono anche dei dialoghi quasi platonici con altre persone che fanno obiezioni all'ipotesi di Draghi, per esempio, oppure al mantenimento della carica ancora da parte di Mattarella, perché Mattarella ha detto a chiare lettere che non accetterebbe di rifare ancora il Presidente della Repubblica. Insomma, questi due personaggi ci sono, sicuramente ci sono, ma non sono personaggi agenti nel plot, ma personaggi raccontati da terzi.
Chi è che non diventa Presidente della Repubblica per davvero? Ma dato che il Presidente della Repubblica diventa uno solo, sono parecchi quelli che non diventano Presidente della Repubblica, non tutti gli altri. E naturalmente noi non diciamo chi diventa Presidente della Repubblica, anche perché bisognerebbe avere una qualche facoltà divinatoria in questo momento. Sicuramente non si trova a diventare Presidente della Repubblica quello che parte, che prende una rincorsa molto lunga. Questo è sempre accaduto. Ho capito. Berlusconi. Berlusconi, rispetto al quale si sta muovendo adesso nel centrodestra una certa sensibilità, una certa attenzione, sembra una candidatura che da primo giro, cioè da gesto necessario in termini di ossequio, di ringraziamento per quel che ha fatto da parte della destra, piuttosto che una candidatura destinata a prendere il suo abbrivio. Senta, lei nel libro, e me l'ha detto anche nelle risposte, dice ha fatto l'esempio del corridoio dei presidenti. Allora, alla Camera ci sono solo quelli della Camera, sì, e non quelli del Senato. Però, insomma, tra i due presidenti della nostra Assemblea c'è anche la Casellati. Allora, quando non si parla della Casellati e di Casini, è un buon segno per loro? E allora non è un buon segno perché se ne sta parlando. Beh, insomma, io l'ho tirato fuori perché non... Insomma, ho letto che qualche giornale li tira in ballo, però loro sono molto discreti. Guardi, sono esplicito. Secondo me, se non è Draghi, può essere chiunque. Sono tutti quanti in ballo. Se non è Draghi il Presidente della Repubblica, se non va Draghi a fare Presidente della Repubblica, sono tutti quanti giocabili, quindi anche la Casellati e anche Casini. Senta, è difficile da Presidente del Consiglio diventare Presidente della Repubblica? Si crea qualche equivoco istituzionale? Insomma, in questi giorni si è parlato tanto del sostituto del Presidente del Consiglio di un governo vacante. Allora, tutti sono andati a vedere l'età anagrafica dei membri del governo, si potrebbe creare un governo di fatto? Guardi, sicuramente l'esperienza costituzionale italiana non ha mai avuto questa possibilità di verificare che succede se un Presidente del Consiglio va a fare Presidente della Repubblica, non è mai avvenuto. Costituzione è chiara su questo? Ma la Costituzione non lo vieta, cioè non vieta il fatto che un Presidente del Consiglio possa diventare Presidente della Repubblica. Nel momento nel quale dovesse andare a fare il Presidente della Repubblica, non farebbe più il Presidente del Consiglio. Cioè, certo. Quando accetta, nel momento stesso in cui accetta, lascia la Presidenza del Consiglio. Quindi il problema, da un punto di vista costituzionale, non lo vedo. Il problema a cui fa riferimento lei è più sottile. Lei dice in sostanza se il Presidente del Consiglio si trovasse a svolgere il ruolo di Presidente della Repubblica e ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione nominare il capo del governo, potrebbe, nominando un suo ministro, attuale ministro, insomma, facciamo nome e cognome, se Draghi diventa Presidente della Repubblica e nomina Franco, che fa? Comanda sempre lui, cioè svolge, certo, un ruolo da semipresidenzialismo alla francese? Io dico no, non è così, perché in realtà il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico di Presidente del Consiglio a chi? Non all'amico suo, ma a chi è nelle condizioni di avere la maggioranza, la fiducia, ecco, la maggioranza della Camera e Senato. Quindi sostanzialmente questa situazione potrebbe verificarsi con il signor X e potrebbe non verificarsi con il signor Y. Magari il signor X piace alla maggioranza parlamentare e non piace al Presidente. Quindi è sotto questo profilo un ragionamento molto, molto, certo, teorico, non concreto, non pratico. Nel momento nel quale dovesse verificarsi questa ipotesi del Presidente del Consiglio che diventa Presidente della Repubblica e che nomina un Presidente del Consiglio che ha
la maggioranza richiesta, a quel punto non avrei una grande meraviglia nel riscontrare che questo governo è fatto dalle medesime persone che attualmente sono membri del governo Draghi. L'ultima domanda, ci saranno in queste elezioni presidenziali due magic number? Allora, uno è la maggioranza richiesta delle prime tre votazioni, sì, o dalla terza, sì, in poi, sì, l'altra sarà quella del numero dei parlamentari di tutte le prossime due assemblee elettive più i delegati regionali, quanti ne saranno, ovvero 640-650? Sì, è così. Lei ha messo il dito nell'aritmetica, che però una aritmetica eloquente che parla anche di politica e di Costituzione. Il punto qual è? Il punto è che siamo alla vigilia, questo è l'ultimo giro di legislatura, ma anche l'ultima volta che si vota con un Parlamento avente 945 membri. Prossimo giro, il prossimo Parlamento, il prossimo Presidente della Repubblica sarà eletto con grandi elettori che provengono dal mondo parlamentare, una misura di 600. Ecco. Allora, la domanda che ci si pone è: un capo dello Stato che viene eletto con una maggioranza risicata e un capo dello Stato che politicamente, non costituzionalmente, non si discute costituzionalmente, non si pone problema, ma è politicamente così forte da poter affrontare il prossimo Parlamento a ranghi ridotti con una maggioranza che potrebbe essere totalmente altra? Io dico, da un punto di vista costituzionale il problema non esiste, da un punto di vista politico è meglio se viene eletto con una maggioranza molto ampia, in modo tale da avere una numerosità che travalichi anche questa legislatura per portarsi alla legislatura della riduzione del parlamentare. Bene, allora grazie. Se mi fa vedere il libro, magari, sì, ecco, così quando passerete davanti alle librerie lo troverete, potrete comprare Quirinal Games di Pino Pisicchio, Come si elegge un presidente, forse edito da Palomar. Vi invito a leggerlo nelle prossime settimane perché entrerà nel vivo del suo racconto tra la seconda e la terza settimana di gennaio dell'anno prossimo. Grazie come sempre a Pino Pisicchio. Grazie.